Ciao, bentornati sul canale YouTube dell'Associazione Culturale Maggiolina. Questa è una delle conferenze del lunedì sera dove parliamo di Scratch, programmiamo Arkanoid con Scratch. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato la settimana scorsa e questa settimana ci troviamo che il nostro gioco è pronto per essere usato, già abbiamo cominciato a usarlo e dobbiamo sistemare ancora un po' la faccenda dei paddle. Ora lo faccio partire qui anche se in piccolo per renderci conto. Qua in alto abbiamo i paddle di gioco e quando perdiamo la palla un paddle sparisce e così via fin quando li perdiamo tutti e perdiamo anche il gioco. Una cosa che non ci siamo, che non abbiamo fatto, eccolo qua che abbiamo perso anche l'ultimo. Una cosa che non abbiamo fatto sui paddle è quello di incrementare e quindi di darci un paddle, una nuova vita quando si raggiunge un determinato punteggio. Quindi, ok, partiamo con tre e a mano che perdiamo le palline muore un paddle, diciamo, ma diamoci la possibilità anche di vincerne uno quando raggiungiamo un punteggio, diciamo, elevato. Allora, vediamo di prendere in mano il discorso paddle dalla settimana scorsa. Ormai non mi ricordo più com'era. So che c'era una variabile relativa ai paddle. Allora, vado su variabile, vediamo cosa abbiamo. Allora, intanto ingrandisco un po' lo schermo perché sapete che io ci vedo poco ormai. Allora, punteggio, px gialle, px rosse, px viola, vita. Ok, è la variabile vita che decide quanti paddle abbiamo. In teoria, se ricordo bene da quello che abbiamo fatto la settimana scorsa, in teoria cambiando semplicemente vita potrebbe essere che tutto torni a funzionare, cioè che i paddle si mostrino da soli. Vediamo un po' quando lo perdiamo qui. Invia a tutti, controllo vita, vite, vite. Allora, questo è quello che succede quando perdiamo un paddle, quando perdiamo una pallina. Ok. Ora invece dobbiamo fare un controllo sul punteggio. Allora, la variabile punteggio ce l'abbiamo lì. Quando è che viene incrementata la variabile punteggio? La variabile punteggio viene incrementata tutte le volte che tocchiamo un mattoncino, secondo me. Quindi, presumibilmente, dentro lo sprite. Entro nello sprite e vediamo dov'è il punteggio. Eccolo qua. No, questo è vaia. Allora, cambia punteggio. È in questa posizione qui. Qui sotto. Se sto toccando il paddle, allora tra le varie cose è cambio punteggio in questo caso di 10. A questo punto, qui dentro, una volta che abbiamo cambiato il punteggio, dovremo anche fargli verificare se abbiamo raggiunto un punteggio tale da poter vincere un nuovo paddle. Direi di farlo qua dentro. Quindi mettiamo però dobbiamo farlo per ognuno dei tre mattoncini, ma va bene lo stesso. Direi di farlo con una variabile se a questo punto. Allora, se, e la mettiamo sotto lì, se punteggio è uguale a, quindi prendiamo gli operatori, però se è uguale a. Non va tanto bene perché deve essere esattamente uguale a quel numero. E neanche se è maggiore a, cioè se io in pratica devo dirgli se il punteggio è superiore di 10.000, allora dammi una vita nuova. Però cosa succede? Che il punteggio, una volta che ha raggiunto i 10.000, sarà sempre maggiore di 10.000. E quindi ho il problema che non posso continuare a prendere delle vite nuove, deve darmi una vita nuova, ma solo una volta. Dopodiché, non deve darmela più.
Possiamo fare una cosa di questo genere. Facciamo così intanto. Allora, prendiamo è maggiore di questo. Per cui, dalle variabili dico se punteggio, dunque punteggio, è maggiore di, adesso ipotizziamo. Facciamo il 10.000 per dire una vita. Però tanto per provarlo, siccome ora che arriviamo a 10.000 per vincere una vita, bisogna che giochiamo tutta la sera, mettiamo 100. Cioè se il nostro punteggio è maggiore di 100, allora vinciamo una vita. E lo metto qua dentro. Anche Questo perché il totale dei mattoni mi pare fare 400 e qualcosa. è. Sì, ma giusto tanto per vedere, Sì, poi no, no. dopo. Sì, ma è giusto quello che dici, a 10.000 non ci arriviamo mai, è vero. Poi dobbiamo aggiungere i nuovi livelli, no? Allora, comunque, se noi raggiungiamo i 100, allora tu mi dai una nuova vita. Quindi io dirò con un operatore che vita, allora diciamo, porta vita a, dunque, cambia vita, eccolo qui. Anzi, faccio così, cambia vita di 1, quindi qualsiasi sia il numero di vite che ho, se arrivo a 100, tu mi dai una nuova vita, me l'aggiungi di 1. E poi devo far sì di lanciare il controllo vite in modo che il mio gioco verifichi quante vite ho e se è il caso di aggiungerne una. Vorrei anche dargli un suono, però, perché è bello quando raggiungi una nuova vita che produca un suono, quindi cambia vita di 1, produci un suono, vado a scegliere qualcosa dai suoni, vediamo qualcosa negli effetti. Adesso voi magari non lo sentite. No. Guardavo se c'era qualcosa di simpatico, ma non mi viene in mente niente. Proviamo qualcosa di elettronica. Mi sarebbe piaciuta una campanella, qualcosa, ma. Voi sentite qualcosa di quello che. Col volume bassissimo, però sì. Si sente qualcosa nel volume bassissimo, vero? Vediamo se gli strumenti musicali, se c'è un qualcosa. Non c'è niente che mi piaccia particolarmente. Mettici un gong. Quello di prima era un gong, c'è proprio gong qua. Va bene, dai, senza stare a perdere troppo tempo sulla scelta, mettiamo il gong, eccolo qua. Ora vado nello script e qui dico produce suono gong. Ok? E devo andare sul controllo vite, quindi in situazione devo dirgli invia a tutti. Controlla vite. In teoria dovrebbe risvegliarsi, dovrebbe darmi una vita nuova e qui lo vediamo. Il problema che avremo sarà questo, che lui mi darà una vita nuova, una volta raggiunti i 100, mi darà la vita nuova tutte le volte che tocco un mattoncino, perché tutte le volte che tocco un mattoncino il punteggio sarà maggiore di 100. Tra poco vediamo come risolverlo. Intanto vediamo se funziona così. Quindi do la bandiera verde e devo cercare di vincere il 100. Quando arriviamo a 100 deve apparirmi una vita nuova. Vediamo se ci riusciamo a arrivare a 100. Poi impareremo anche a fare qualche scorciatoia per giocare per fare le prove senza dover giocare tutta la sera. Adesso ho dei rallentamenti, ma saranno dovuti alla linea, spero. No, sei già a 120. Ah, adesso l'ha Eccolo. data. A 100 siamo arrivati. No, guarda, adesso che sono arrivato a 100, No, la vita te l'ha data, eh. la vita me la. Ah, ecco. Adesso un'altra, probabilmente un'altra Vedi? ancora. Che mi dà le vite tutte le volte adesso. Ah, me le Sì. dà solo, intanto, me le dà solo quando tocco il mattoncino rosso, perché noi la modifica l'abbiamo fatta solo sullo sprite del Infatti. mattoncino rosso. Sì. Ok.
Bene. Quindi come far sì che me la dia una volta sola e non adesso mi dà 100.000 vite e mi fa giocare tutta la sera. All'infinito. Non interrompo. Come far sì che mi dia una vita sola e la prossima me la dia a un altro punteggio? Semplicemente questo 100 l'ho imposto come una variabile, cioè la nuova vita decido che è una variabile. Quindi allora creo una variabile, la chiamiamo, vita c'è già, la chiamiamo bonus. Diciamo una vita bonus, di solito il bonus è un qualcosa di nuovo, un regalo che si fa nei giochi. Spengo la visualizzazione, allora bonus lo metto qua dentro. Se il punteggio è maggiore di bonus, allora tu dammi la vita nuova. Devo però a un certo punto da qualche parte definire quant'è bonus in partenza. Lo vado a mettere nello stage dove ci sono un po' di variabili che abbiamo impostato, parto con bonus uguale a 0. Quindi eccolo qua, vita uguale a 3, bonus uguale a 0. Quindi si parte da 0, punteggio 0, e a mano che gioco viene incrementato. Torniamo nel mattoncino rosso. A questo punto cosa mi basterà fare per evitare di vincere una vita tutte le volte? Qui, quando ho vinto una nuova vita, faccio cambiare bonus. Quindi dico porta bonus oppure cambia bonus di 10.000. Facciamo di 100 intanto, quindi i 100 poi li trasformeremo in 10.000. In pratica cosa succede? Calma, mi stavo sbagliando qua nello stage. Devo dire che il bonus all'inizio è 100, per cui la prima vita la prendiamo a 100. Quando raggiungiamo i 100 prendiamo la prima vita. Poi, quando prenderò la prima vita, la prendo qua, perché quando punteggio è superiore di 100, allora prendo la prima vita. A un certo punto, quando prendo la vita, il bonus viene incrementato di 100, per cui questo diventerà 200, per cui prenderò la nuova vita quando arriverò a 200. Questo farà sì che io non mi trovi continuamente a vincere delle vite se non mi spettano, diciamo. Proviamo. Quindi devo arrivare a 100 per vincere la prima vita. Ah, tra l'altro, devo arrivare a 100, però lui se ne accorge solo quando colpisco i mattoni rossi, se sono a 100. E quindi la vita me la dà solo quando colpisco i mattoni rossi. Questo rallentamento speriamo sia dovuto alla linea, poi dovremo provarlo offline per vedere che non sia un problema di programmazione. Allora, 100 ci siamo. Adesso quando colpisco un mattone rosso dovrei vincere una vita. Ho mancato. Vita vinta. Ora devo raggiungere il 200 per poter vincere una nuova vita nuovamente. Allora, sarebbe bello colpire un mattone rosso anche se non siamo a 200, in modo da vedere di non vincere la vita. Vediamo, forse ce la fa questa volta. No. Dai, su. Vabbè, persa. Ecco che riparte. Mattone giallo. Siamo a 180. Vogliamo un mattone rosso prima di colpirne un altro. Pazienza. Eccolo. A 110 abbiamo vinto un'altra vita. E adesso, quando tocchiamo i mattoni rossi, non vinciamo di nuovo la vita, perché è di nuovo incrementata di 100. Per cui ogni 100... prendiamo una vita. Direi che ci stiamo, che va bene. Quindi questa cosa adesso è da mettere su ogni mattoncino. Quindi rimpicciolisco un po', questo lo tiro fuori e lo duplico. Allora, duplica, lo butto dentro, facciamo così. Prima di duplicarlo mettiamo i 10.000 per vita.
10.000, perché comunque facciamo 10.000, è troppo semplice, è troppo difficile, però è giusto anche che sia un po' difficile. 10.000, dai, poi vedremo se cambiare qualcosa. Allora, duplica nel mattone giallo e duplica nel mattone viola. Questo lo mettiamo al suo posto, lo buttiamo su lì. Allora, se qua dentro così, mi pare che sia a posto. Ok, mattone giallo, quello che abbiamo duplicato è qua, ne manca sempre un pezzo di sta roba qua quando la duplichiamo. Perché? Facciamo nell'altro modo, mi pare che non funzioni bene questa cosa qui della duplicazione. Mi sembra che funzioni meglio invece la Valigetta. valigetta. Quindi la buttiamo in valigetta. Tra l'altro c'è ancora le cose della volta scorsa in valigetta. Questo lo rimettiamo a posto. Allora, Sprite 2. Valigetta, lo tiro fuori e lo attacchiamo lì. Ok, Sprite 3, valigetta, tiriamo fuori, questo rimpiccioliamo e mettiamo dentro lì. Quindi tieni in memoria anche da sessioni di lavoro diverse, perché è passata una settimana dalla settimana. Sì, no, ma il cassetto finché non lo cancelli tu rimane lì la roba. Perfetto, Così perfetto. avevo letto, Perfetto. Allora, nello stage vado a dire che il primo bonus è a 10.000. 10. 1, 2, 3, 10.000. Ok, solo che noi adesso, se volessimo provarlo giocandoci, hai voglia arrivare a 10.000 per vincere la vita. Ok? no. Quindi ci serve una scorciatoia, un qualche modo per vincerlo questa vita. Allora utilizziamo delle funzioni segrete, delle funzioni che sappiamo solo noi. E che quindi possiamo attivare per simulare quel momento di gioco senza avere fisicamente giocato fino a raggiungere quel punto. E semplicemente, adesso lo faccio qui nello stage perché mi viene comodo qua, attivo una situazione alla pressione di un tasto. Quindi posso dire, dov'è? Quando premo, dov'è qui? Quando stage, quando si preme. Quando si preme lo spazio, semplicemente dico cambia bonus di 10.000. Quindi io mentre gioco premo lo spazio, il punteggio aumenterà, no, non cambia bonus, ma cambia punteggio. Sì, cambia punteggio, perché quando abbiamo tanti punti che vinciamo, allora, che vinciamo la nuova pallina, no? Allora, cambia punteggio di 10.000. Ok, proviamo a giocare. Quindi io ho il mio punteggio a 0. Gioco tranquillo. Ora premo lo spazio ed ecco che sono arrivato a 10.000 e ho vinto la vita. Non ho sentito suonare. Forse non c'era il gong dentro, vediamo in quelli viola. Vita? Sì, io non sento suonare. Voi magari non lo sentite? Ma noi sentiamo proprio, almeno io non sento niente. Allora, qua si è sentito. Vediamo gli sprite. Suono gong. Andiamo a vedere questo. Suono gong c'è. E suono gong c'è. Vabbè, allora dovrebbe essere tutto a posto. Lasciamolo così. Facciamo un'altra prova. Allora, bandiera verde. Gioco.
Ho schiacciato per i 10.000, la vita me l'ha data, ma il gong non ha suonato. No. Perché non suona? Adesso piano piano sento la pallina che quando tocca, Sì. sento il rumore della pallina, ma il gong niente. Il gong non si sente. No. Sapete cosa penso? Vediamo. Che il gong sia solo negli sprite rossi, o solo quando tocca il rosso, secondo me. Ma neanche quando ho toccato il rosso, vedi che Adesso, adesso no, vediamo. Tanto continuo a fare 1 miliardo di punti. non sento solo la pallina che rimbalza e basta. Quando tocca i rossi sì, ma quando tocca i gialli no. E proverei ad andare a vedere qua, dentro i viola, se io schiaccio qui, vedete che il gong non c'è nell'elenco, Senta, come perché mai? abbiamo usato il copia e incolla. Devo andare in suoni e caricarlo da qua, gong, per sentirlo, perché quello sprite lì non ce l'ha caricato. E quindi, siccome non è il suono standard, eccolo qua, gong, lo carico e a questo punto sarà in grado di farlo. Vado anche su quello giallo a fare la stessa cosa. Suoni e carico il gong. Effetti, gong. Ok, adesso dovrebbe farlo. Quindi, gioco. Non l'hai corretto. No, ma cioè il suono c'era, cioè era corretto, ma lui non aveva il suono al suo interno. Ora, eccolo qua, che l'ha fatto anche per i gialli. Cerco di farlo per i viola, adesso quando colpirò un viola, questo era troppo. Ok. Il discorso è questo qua, che se io facciamo così, tanto fermati Omino, ecco. I suoni. Se io voglio fare un suono e vado su produci suono, dov'è qui? Riproduci suono. Lui mi dà qui nell'elenco il suono pop, il suono gong e basta. Se voglio fare un altro suono, devo andare su Suoni e caricarlo dalla libreria dei suoni. Questo passaggio di auto, car passing. Ok, e adesso mi ha caricato quel suono lì e qua io lo posso selezionare. Car passing, eccolo qua che l'ho selezionato. Se io questo lo butto in valigetta. Me lo trovo, cioè se vado su un altro sprite e gli dico produci suono, qui non c'è il car passing perché l'ho preso dal posto normale, ma se io lo tiro su da qui, che è copiato, qui il car passing c'è, però lui non ha il suono caricato al suo interno, quindi anche se diciamo è programmato, non può riprodurlo perché quel suono non lo trova. Quindi noi per questo motivo abbiamo dovuto andare nei diversi script, nel giallo e nel viola, e in suoni per farglielo caricare in modo che possa utilizzarlo. E vabbè, questo qua ci siamo. Bene, direi che ci siamo in questa cosa qui. Butto via un po' di roba qua da questo, come faccio a buttarlo via? Vediamo. Prova a fare il tasto destro. Ho provato, ma cancella, ok, è la posizione che cancella e cancella. Ok, così abbiamo la valigetta pulita. Non male. Adesso ci manca di avere un nuovo livello da giocare.
per intanto, e per fare un nuovo livello, o comunque nei nostri livelli, mi piacerebbe avere degli sfondi un po' più belli, cioè vorrei che fosse graficamente anche un po' più bello. Adesso il paddle, vabbè, mi posso contentare così, ma che fa tanto in questo gioco qui è lo sfondo. Si potrebbero anche scaricarli da internet. Ecco, esatto, quindi vorrei poter scaricare uno sfondo più bello rispetto a quelli che ci sono già da internet. Quindi prima di andare al secondo livello, questa sera ci fermiamo a cercare di scaricare un nuovo sfondo che ci piaccia di più, quindi in massima libertà. Come facciamo? Apro una nuova pagina Google. Allora. Daniele, dalla nuova cartella da noi, dalle foto da noi, non si può caricarle? Cosa vuol dire dalle foto da noi? Dalle nostre foto. C'è una bella foto di un bel paesaggio. Sì. Dalle nostre foto si può fare, quindi facciamo prima quello. Quindi io vado su sfondo, qua sotto c'è la cartella, credo che si veda, c'è una piccola, c'è un'immagine, una cartella e una macchina fotografica. Se prendo la cartella posso caricare una immagine presente nel mio computer, quindi io vado nel mio immagini, questa è già una bella pensata. Ma c'è qualche tipo di formato particolare che gli serve a Scratch? Ci sarà una misura, no, basta che sia un JPEG, ci sarà da gestire la misura, adesso vediamo. Ah, se è PNG le foto non... Probabilmente anche PNG, non lo so, lo vediamo adesso, perché se lui qui dice tutti i file, se non va bene non la prende. Se io mi dico, guarda, prendo un tramonto, dai, questo... non saprei mai neanche quale scegliere, ma scelgo questo, dai, questo qua. Vediamo se me lo carica. Quindi bella l'idea delle proprie foto, perché effettivamente ha un loro perché. Non male, ci può stare. Questo potrebbe rallentare un po' il gioco, perché l'immagine, ad esempio, che ho caricato io è abbastanza pesante, quelle che abbiamo scattato noi sono abbastanza pesanti, ma vale la pena di provare. Quindi non male, come idea. Allora, qui abbiamo già la nostra immagine, cominciamo a giocarci e funziona. Io sinceramente lo vedo anche più veloce. Sì, esatto, va anche più veloce adesso, quindi perfetto. Una cosa simpatica, ne parlavo con i ragazzi, adesso ci siamo visti, abbiamo finito quest'anno, una cosa simpatica potrebbe essere, nel disegnare i livelli, fare in modo che sotto i mattoncini ci sia un qualcosa da scoprire, una scritta o qualcosa che ti serva magari per fare qualcosa nel gioco. Poi ci penseremo. Ma restiamo intanto alla foto. Quindi una cosa è stato caricare una propria immagine. Ottima idea, Aldo. Vediamo invece di cercare qualcosa da internet. Dicevo, vabbè, a me non viene in mente niente, cerchiamo qualcosa da internet. Vado sulla nuova scheda, potrei andare in immagini e digitare sfondi o sfondo. E qui viene fuori un po' di tutto e di bellissimo, perché vedete che ci sono degli sfondi, anche questo qua dello spazio, per dire, se io volessi lo sfondo con lo spazio, ce ne sono di meravigliosi. L'unica cosa è che se io li utilizzo per un qualcosa di mio, devono essere liberi da diritti d'autore. Se lo utilizzo per un qualcosa di mio... Che Daniele, tu... ma se lo pubblichi dopo c'è il problema del copyright. Esatto, se io lo pubblico qui c'è il problema del copyright. Anche questa qui con queste gocce qua è meraviglioso. Finché io le faccio vedere qua va bene, perché è pubblico, lo prendo da internet, ma se lo prendo per utilizzarlo in un mio gioco, dato gratuitamente, dato in vendita o chi che sia, se lo pubblico c'è il problema del copyright. Quindi o vado qui su strumenti e vado su diritti di utilizzo e dico contrassegnato per contrassegnata per essere riutilizzate, queste immagini qua che vengono fuori si possono usare perché non hanno problemi di copyright. Sono un po' meno belle, perché quelle altre abbiamo visto che erano belle, però si può cercare qualcosa. Io ormai, mi avete visto più volte, invece di fare così vado direttamente in Pixabay,
www.pixabay.com, perché lì so che trovo le immagini senza copyright. Sì, avevo visto durante la tua live. Senza tante storie. Avevo visto nella tua live. Allora, metto sfondi, sfondi colorati, dai. Sfondi sfondo astratto. E qui ne saltano fuori vari, questi sono liberi da diritti d'autore e ci può stare, non sono male, eh. Mi piace per esempio uno dei... questo qua belli. Mi piace. Cioè, sono tutti belli, anche questo è molto bello, ma stasera voglio questo qua colorato. Controllo qua che ci sia scritto libera per usi commerciali, quindi vuol dire che se anche io volessi vendere il gioco, questa immagine si può usare, non ha problemi di copyright, perché chi l'ha creata, questo signore qua da qualche parte, questo signore qua, Viscosius, Speed, insomma questo qui, l'ha resa libera per chiunque, e quindi si può fare. Faccio il download della mia immagine, la scarico nel mio computer. Si chiama... Non si confonderà con i mattoni, no? Come? Non si confonderà un po' con i mattoni. Magari si confonderà con i mattoni facilmente, ma vabbè, no, insomma, vediamo. Bello è bello, ma... Sì, è vero quello che dici, ci ho pensato anch'io, ma mi piaceva, volevo provarla. Allora, torno su Scratch, fammi andare computer. Beh, visto che sono dei colori abbastanza accesi, non credo che si confonderà molto con l'immagine. E adesso vediamo. Allora, qui, eccolo qua che è arrivato. Vado su qua, devo nascondere questa barra qui e vado a... perché non lo vedo il comando adeguato, devo fare in modo di poterlo arrivare, poterci arrivare. Allora, eccolo qua, questa ce l'avevo in download, fa un po' i capricci in questo momento il computer. Allora, download. Qua tra tutte le varie cose, eccolo qua, questo era lo sfondo. Vediamo se è grande a sufficienza da riempire tutta la pagina. Speriamo di sì. Non so se sono io, ma ti sento un pochino a scatti quando stavi iniziando a caricare l'immagine. No, probabilmente non sarai tu, ma sarà la mia linea telefonica affaticata. Dal caricamento dell'immagine. Infatti quando facciamo le dirette cerco di non fare nulla di queste cose qua, perché poi... Sì, perché vedevo già che faceva molta fatica durante le dirette su YouTube. Appena, vuol dire che la linea è al limite. Vuoi anche il computer, che se fosse un po' migliore sarebbe meglio. Qua l'immagine non è grande abbastanza, perché vedete che il paddle è rimasto in area bianca. Allora devo ingrandirla, anche se ingrandirla vuol dire sformarla un po'. Forza, computer. E i mattoncini non si vedono tanto, perché qua ci sono i mattoncini, che come dicevate, non si vedono tanto. Però ormai potrei anche sbiancarla un po', questa immagine qua, vediamo. Dunque, la mia immagine è questa, sfondo. E di qua la vedo, la voglio ingrandire intanto, se io ci clicco, vado a dire converti, ho la freccia del mouse che mi sparisce, ecco, converti in vettoriale per poter avere i comandi dalla parte di qua. E per Ma poter... se nella parte sinistra dove si gioca, in alto sulla barra, dove c'è scritto file, modifica, suggerimenti, a destra, sì. Se espandi o in... Ah, è vero, però vediamo, espandi sprite però, quindi questa non è uno sprite e non si può, devo proprio modificare l'immagine, la tocco qui comunque e non faccio altro che ingrandirla fino giù, allora, giù tutto così, non voglio esagerare per non sformarla, adesso dovrebbe arrivare a riempire anche quest'area qua. Eccolo lì, il mio paddle resta sotto. Proviamo un po' di più per vedere se la trascino. Volevo vedere se riempiva meglio quest'area qui, ma probabilmente non... Sì, la riempie, quindi vale la pena che io la ingrandisca ancora un po'.
È un peccato vederla un po' sformata. Se no si potrebbe provarla a modificare un pochino con GIMP. Sì, sì, certo, si può lavorare con GIMP. E oppure quindi... con Photoshop. Esatto. Potrei anche, volendo, tenerla un po'... Adesso l'ho tirata su troppo. Tenerla un po' più bassa. E fare, fare questo gioco qua. Tenere fuori il punteggio e gli indicatori là in alto dall'immagine, così si vedono bene, volendo. Adesso sono andati su, quindi dovrei tirare giù un po'. Qui dopo è tutta una scelta grafica. E ancora un pochino. Ecco, qui il punteggio e gli indicatori qua sono liberi. Mi piacerebbero di più su sfondo nero, a dire la verità, per cui do una secchiata di nero, vediamo se prendo il secchio. Nero pieno, no, nero pieno così, e do una secchiata, vediamo. Qui non mi fa dare la secchiata perché devo riempire con qualcosa, devo fare un rettangolo. Pieno, però non me lo fa. Penso che il computer sia un po'... Forse devi uscire dalla modalità vettoriale. No, no, lo deve fare anche in vettoriale. Il computer probabilmente è un po' in crisi di... Ecco, vedi che l'ha fatto con un certo ritardo. Il computer è un po' in crisi di memoria. Questa immagine è molto grande per lui e gli crea difficoltà. Dai, allora prendo questo, tiro lì, e qui potrei tirare un po' in su, vediamo. E vedere come viene. L'altra cosa che si potrebbe fare sarebbe quella di sbiadire un po' per far vedere i mattoncini in quest'area qua, disegnare un rettangolo, vediamo se ci riusciamo. Disegnare un rettangolo là dove ci sono i mattoncini, magari bianco. Così si rovina un po' lo sfondo, però. Così si rovina un po' lo sfondo, sì. Vabbè, teniamolo senza, dai. Allora. Torna indietro con la... Ah, anche, sì. Ormai dai, ho... Con questa, vero? Sì. Ormai ho schiacciato cancel. Proviamo a giocarlo. Bandiera verde. Vediamo come vengono i mattoncini. Ma, tutto sommato... Sì. Vero, certo, sì. Si fa fatica a vedere la palla. Lo sfondo, questo qua, bello, ma non adeguato. Cambia il colore della palla. Io direi di stare sugli fondi abbastanza scuretti, come quello dello spazio, sì. Perché ci sono colori abbastanza accesi. Sì, aumenta solo la difficoltà. Sì, certo, aspetta che spengo le vite. Dobbiamo, ma direi intanto di mettere uno sfondo, perché il brutto di quando si fanno queste cose qui, dici vabbè, ma tanto dopo lo faccio più bello. In realtà poi... Uno va avanti e non torna mai indietro a fare le cose più belle, quindi sarebbe da spendere il tempo necessario anche per farlo bello già sul momento. Cosa dite di questo qua con i puntini? È abbastanza scuro? Ma sì, dai, proviamo questo. È libera per usi commerciali, facciamo il download. Questa mi pare che è anche abbastanza leggera, ho visto l'immagine. Vediamo, allora si chiama Decor. No, nulla, stavo per chiudere senza fare i salvataggi, anche se in realtà li fa lui. Allora cambiamo l'immagine di sfondo da qua sotto.
Quindi adesso avremo di nuovo il rallentamento intanto che viene caricata la mia immagine. Eccola qua, l'immagine che abbiamo scelto. Che ore sono? Beh. Anche questa sotto dà un po' il bianco, ma a questo punto la tiriamo in giù. La clicchiamo da qua e la tiriamo in giù così. Insomma, stai facendo lo stesso lavoro di mettere le mettere sul bianco il punteggio e le vite? Sì. O è meglio che la ingrandiamo e basta. Meglio che la ingrandiamo e basta, dai. Così. La pallina non si vede neanche stavolta, perché... Sì. No, si vede un po' più di prima, Sì, però... Aumenta la difficoltà del gioco. No, ma ti cava la vista questo qua. No, bisogna pensarci. Beh, proviamo un'ultima volta. Com'era? Fuori di qui. Quindi. Sinceramente lo vedo un po' criptato, questo fondo. Vediamo un po'. Ce n'è di sfondi simpatici, ma dopo per un motivo o per l'altro. Prendiamo questo, dai, tanto... che è abbastanza scuro da andare bene. Non so cosa rappresenti, ma... è una cosa di colori. Potrei prenderlo anche più grande, però vedete quanto pesa. Dopo pesa sempre di più. Sono curioso di provare a prenderlo più piccolo. Per vedere cosa credo che però dovrei deformarlo tanto. Proviamoci, dai, tanto che siamo qui che facciamo una prova, vediamo di capire come funziona. Allora, download, background si chiama, andiamo qua, perché questo appesantisce tanto il movimento del gioco. Il cambio è molto leggero, 26 KB. Questo? Sì. Ah, no, l'altro, questo background, questo qui. Questo dovremmo vederlo caricare con più facilità. Non è neanche, dai, troppo più piccolo. Vediamo quando lo allungo. Vabbè, dai, basta buttarlo un po' più in giù l'immagine. No, secondo me ci può stare. Sì, va bene. Dai. Sì, dai, questo qua... Beh, dai, è carino. E anche la pallina si vede bene. Qua si vede tutto, si può giocare. Quindi non sono obbligato a usare gli sfondi che ci sono là. Tanto sì, perché mi pare già nella prima lezione avevamo parlato degli sfondi. Sto diventando anche bravino a giocare a questo gioco qua, a forza di provarlo. Mi do una vita, ho appena finito di dirlo, mi do una nuova vita intanto, eccomi qua, mi sono dato 10.000 punti e va bene. Allora, dai, carino. Ok, chiudiamo qui la registrazione, per cui... ti invito a mettere un mi piace, se ti è piaciuto, a condividerlo, a commentarlo con le tue impressioni e soprattutto ti invito a partecipare alla diretta del lunedì sera alle 21 inviando un'email a programmare@associazionemaggiolina.it. Ci vediamo presto. Ciao!